prima facendo una battuta, speriamo di poter fare anche altre cose oltre che disinnescare gli ordigni al crescente. Io devo ringraziare tutte le componenti del sistema sicurezza, come già ho avuto modo di dire nei giorni scorsi, ma un ringraziamento particolare sento di doverlo fare al 21esimo reggimento guastatori di Caserta, innanzitutto per la disponibilità e l'immediatezza con la quale si sono recati in loco. Vi ricordate, nel luglio scorso c'erano state anche delle polemiche su ritardi vari e quant'altro. Ecco, tutte le esperienze sono sempre valide, come si dice, per cui hanno garantito nell'arco di un'ora dalla chiamata li abbiamo avuto sul posto. Hanno lavorato in condizioni anche disagiate, ricordiamo la pioggia del primo giorno per la verifica, e quindi dobbiamo veramente, veramente ringraziarli per la disponibilità, la competenza e la professione. Beh, l'ordigno già venerdì avevamo approfittato di un foro che c'era sull'involucro per fare una prima ispezione. Oggi il nostro obiettivo era quello di ispezionare tutto il contenuto per avere la certezza che non vi fossero residui esplosivi all'interno. È stato verificato che c'erano varie piccole cariche, come prevedevamo, per l'innesco della carica principale che era incendiaria. Sono state asportate e sono state fatte brillare a parte all'interno della cava. C'è questo rischio, basti pensare che noi come esercito italiano sul territorio nazionale facciamo quasi 3.000 interventi all'anno. Solo il mio reggimento ne ha fatti oltre 250 l'anno scorso. Il rischio è un po' dappertutto, però diciamo sono misure che bisogna prendere. Poi in caso di lavori particolarmente importanti come questo, comunque vengono fatte delle ispezioni in precedenza per prevenire questi rischi, come infatti anche questo ordigno è stato ritrovato da una ditta di bonifica che effettuava queste ispezioni, che vengono fatte prima a livello strumentale e poi verificando materialmente la presenza dell'ordigno residuato bellico. A quel punto poi, quando viene verificata la presenza, interveniamo noi dell'esercito e i reggimenti igienico che provvediamo all'inertizzazione degli ordigni.